C'era una volta uno scrittore di fiabe. Thank you.
Io sono una principessa. Principessa. Guarda che meraviglia questo! Mia cara matrigna di Cenerentola
io sono una dama, io e di classe. Ecco, appunto. E questo fiocco? Questo fiocco? Non sembra anche a voi che questo fiocco sia una squisitezza unica? Sa, signora Fata, l'ho cucito io con le mie mani quando ero un po' più giovane. Per la verità, ora non vedo poi così tanto bene. Allora ero... Decisamente voi state proprio bene insieme. Noi? Sì, sì, certo. Voi, tre fantastici fiocchi, su su che non ho tempo da perdere. Ma io non ce l'ho! Ma hai i piedi lunghi!
Non fate danni. Danni? Noi? Ma cara collega, senza di noi le fiamme non ci possono essere. Senza di noi, come fa un principe ad avere una principessa in pericolo? Già, come si fa senza di noi a raccontare le fiamme? Bene, bene, bene. Adesso ve la racconto io una fiaba. Ammucchiatevi là che non c'è tempo da perdere. Dovreste saperlo. Saperlo? Cosa dovremmo sapere? Ora basta, fuori! Serena e Caterina,
Io ci ho provato. Mi viene un'idea. Io. Ho queste. Che cosa sono? Sembrano... Briciole! Ma briciole, ma esattamente cos'è che ci dovresti fare con queste briciole? Beh, è un trucco che ho escogitato. Se lo curvo io. Ma non capite? Servono per trovare la strada. Quando la vedo, la ritrovo. Servono per trovare la strada, capite? Beh, e allora? Se riescono a trovare la strada, potrebbero aiutarmi anche a trovare il tuo cappuccio. Sì, ma c'è qualcosa che non mi convince. Guardate che secondo me... E stai buono, cucciolo. Ecco, adesso li getto a terra, così ti faccio vedere come funziona. Ascoltatemi! Ma stai zitto! Mi sfugge qualcosa, non sono convinta. Comunque, com'è che funzionano queste briciole? Guarda! Oh, vuoi stare zitto? Ecco, adesso come ho detto prima, le getto a terra, così ti faccio vedere come funziona. Guarda, ma stai un po' zitto. Smettiti di parlare, cammina. Piccoletto? Ma io volevo soltanto avvertirvi, volevo soltanto avvisarvi degli uccellini. Ne ho visti tanti io, golosi e affamati. Di briciole! Con la mantellina
convinto che le briciole che va sparpagliando si troveranno fondi facilmente il cappuccio di Cappuccetto Rosso. In confidenza, nemmeno io. Oh bello, e perché mai? Perché io la fiaba la so. Quale fiaba? La sua, quella dei fratelli, per tutti nel posto. Meno come la tua, Cappucce. Nelle fiabe c'è sempre un bosco, una foresta eccitata. Tu sai la mia fiaba? Tu sai la mia fiaba? E io no! Io non ci capisco più niente. Beh, tu dai, racconta, come va avanti la fiaba? Tu dai, 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 come va avanti? Dai, miei, le briciole. Le briciole? Le briciole te ne mangiano gli uccelli. No! Anch'io dovrei essere al mio ballo con le due mie splendide figliole che ora non ci sono. Come il mio cappuccio! Esattamente come il mio cappuccio! E i miei vestiti, il mio castello, la mia servitù, la mia palla d'oro! Ah no, eccola qua. E io non ci capisco più niente. Che succede? Che succede, nonnetta? Siamo tutti fuori. Fuori. Faccio io le pulizie.
vantare una lunga esperienza come coach presso la residenza dei sette nani. Hai capito bene? Ben sette! Appena spiegato.
proprio bisogno di qualcuno che ti aiuti. A trovare la mia bella principessa. A trovare la tua principessa. Come? A trovare la tua principessa. Davvero? Davvero, Merita? Ecco, dove la cerchiamo? Oddio, riprende il cuore. Su, dai, vieni con noi. Io mi ricordo
rossa, buona, succosa, ella l'aveva morsa e si era avvelenata. Ma sei tu! È lei! È lei! Ma come hai fatto a non accorgertene? Oh, perdono, mia principessa! Stavo per fare un bel prendetto interessante, ma all'improvviso è volato via tutto. Però, stavo per baciare la mia principessa, ma quando ad un tratto qualcosa mi ha spinto via. Beh, cosa facciamo? Sai che qualcosa bisogna fare. Io al ballo ci voglio andare, ci voglio andare, ci voglio andare! Era tutto bianco. Ecco, e poi tutta la luce.
sapete, sono un'affamata perenne e una golosa irriducibile. Purtroppo, qualche volta, mi spuntano fuori su tutto il viso dei brufoli, anzi, brufoloni, anzi. Ora smettetemi di cacciare di mele, ponte, avanzali e di perdere tempo con dolore di brufoli. Qui ci vuole una magia, anzi le magie sono roba da fate. Qui ci vuole una stregoneria, una formula, una pozione, una... Ce l'ho io una pozione che ti elimina per sempre! Qui bisogna sistemare questo guaio. Guaio, guaio? Ma non capite, siamo tutte fuori posto! Siamo tutte delle fiabe sbagliate! Anzi, non ci siamo per niente, le fiabe. E dopo che è passata quella fatastra che ci ha combinato tutto, sto pasticcio senza fine. Pasticcio? Buono il pasticcio! Il mio materasso è fatto di pasticcio! Non state fare il competente! Il faccio bello è fatto di pasticcio! Beh, no! No! Strega! Prego! Thank you.
Thank you.
voi per la pazienza, per essere stati bravi, avete partecipato. Un bel applauso al pubblico. E poi volevo ringraziare prima di tutto i bambini delle AOF di Mandella di pittura e manipolazione che hanno lavorato con la maestra Nadia Montibella, perché hanno, sono stati loro a realizzare questi bellissimi alberi per la nostra scenografia. L'esperta mitica Sara Martinelli, tecnici del suono e delle luci, anche fantastici e generosi ingegneri ed inventori di effetti speciali. Volevo ringraziare il polo scolastico, il custode del teatro che ci ha ospitato, Gemma, la segretaria che non ci ha mai maledetto ogni volta che andavamo a chiedere qualche cosa, il tecnico delle riprese che oggi è qui con noi e tutte le colleghe che ci hanno sopportato e in questi ultimi giorni, condividendo comunque ansie ed entusiasmi. La maestra insostituibile, maestra Gabriella, che più di tutti ci ha sostenuto. E poi io non so se qua, ma lo stesso perché tanto ripeterò questa sera, Chicco, il nostro bidello, che abbiamo fatto andare avanti indietro. Ultima, ma non ultima, la maestra Chiara, suo marito, che ci ha dato la sabbia che tiene fermi gli alberi. Più forte tre volte! Ipi!